ciao, sono Carla e faccio l'attrice. Lavoro fondamentalmente su spettacoli miei che creo io e uno di questi spettacoli in particolare si chiama Ragazza seria, conoscerebbe l'uomo solo max settantenne. Uno spettacolo molto particolare, tragicomico e parla di solitudine. Si tratta di uno spettacolo molto complicato per il fatto che devo lavorare su diversi livelli, nel senso che do vita a diversi personaggi sulla scena, oltre che a interpretare il mio personaggio. Uno di questi personaggi è una borsa parlante, si chiama Borso Borsetti. Una delle cose complicate di questo spettacolo è appunto riuscire a dare una vita a questo personaggio, Borso Borsetti, quindi una borsa parlante, in modo tale che avesse una sua vita vera e propria, quindi dandogli un carattere e soprattutto una sua voce, dal momento che si tratta solo di una borsa pupazzo. Quindi la cosa più caratterizzante poteva essere solo un lavoro molto particolare sulla voce. Ho saputo di questa cosa tramite un'amica che mi ha consigliato di partecipare. Io ho pensato subito di chiedere, cioè di proporre di lavorare appunto sulla voce di questa borsetta, di questo personaggio. Diciamo che il punto di partenza di questo lavoro è stato innanzitutto capire e scoprire un po' meglio la mia voce, i miei suoni, appunto partendo dall'ascolto esterno, che è una cosa che effettivamente sento di non avere molto. Una cosa sorprendente che ho fatto in uno di questi incontri è stato sentire la mia voce attraverso un pianoforte a coda, come quando ti registri e senti la tua voce, però in più il fatto di sentire tutte delle vibrazioni che solitamente non sono abituata ad ascoltare, cioè a sentire rispetto alla mia voce. Bellissimo, molto, molto emozionante. Ho avuto la fortuna di fare spettacolo sia dopo il primo incontro che dopo il secondo incontro. E in entrambe le volte è successo qualcosa. La prima volta ho trovato una voce più vicina alla mia idea di voce di Borso Borsetti. La seconda volta mi sembrava che la voce non fosse quella lì della prima volta, ma che avesse una naturalezza per me che non ho mai avuto. Io spero e credo che questo accadrà, di avere più divertimento e più piacere nell'usare la voce, sentire tutte queste vibrazioni di cui parliamo tanto, sia nella voce parlata che recitata e anche cantata. Ciao a tutti! No, scherzo, imbarazzo, non si può sentire così.